dei punti che adesso approfondirò, significa che quindi quella unica rete tutta IP è sostanzialmente unificata, è figlia dell'unificazione tra componenti wired, no, col filo, o wireless, quindi è un unicum dal punto di vista funzionale, non ci sono un'unica infrastruttura omogenea su IP. Quegli servizi di cui parlavo qua in fase intermedia, poi sono servizi che in maniera più specifica sono servizi di sicurezza, di guest access, di presence, di localizzazione, ha a che fare con evoco quell'elemento fisico, no? Localizzare oggetti, persone per far sì che una rete ne sia consapevole, e ha a che fare sullo stato più alto dello stato applicativo con le applicazioni, per esempio, di comunicazione unificata su IP estese alla mobilità, alla fruizione mobile, con strumenti di monitoraggio sia dell'infrastruttura che dei processi, perché se lo scopo è quello di migliorare l'efficienza operativa, è chiaro che è dell'impatto che vogliamo avere. Quindi è un po' la mappa di dove a questo punto poi si traducono, no, i filoni di sviluppo tecnologico che si porta avanti. Ecco, vi dicevo, se lo scopo è quello, no, di far rima tra mobilità e produttività, è chiaro che questa magari anche un po' aulica visione non può poi tradursi in un elemento già puntuale, no, in un silos, in un'organizzazione, dice, ecco sì, questa è la mia sede centrale, ho data center, tutto, e qui ho questo stato dell'arte, tutta la mobilità, senza che però questo poi si travasi anche in qualunque altro ambito dove, no, quell'organizzazione opera, quindi non solo la sede centrale, ma anche le sue filiali, i suoi ambiti di telelavoro. Il telelavoro è una declinazione molto puntuale del concetto di mobilità di un'organizzazione, eccetera. Quindi qui vedete come poi, no, al di là della dimensione tecnologica, poi c'è anche una dimensione architetturale che secondo questa nostra visione, no, poi si abbraccia tutti gli ambiti in maniera abbastanza ubiqua rispetto ai quali un'organizzazione si estende. E naturalmente anche questo ve l'ho proposto un po' come, no, casellario in cui collocare poi i vari tasselli, no, i vari pezzettini di soluzione che poi in effetti, di cui in effetti poi parleremo ancora un attimo. Quindi detto questo, è importante anche evocare una cosa che ogni tanto di questa, volete un'altra volta la sentite. Un signore che credo conosciamo tutti, che un po' di anni fa, parecchi anni fa, quindi tempi non sospetti rispetto al tema della mobilità in rete, si chiama Albert Einstein, ha detto una frase che è molto calzante, no? Che è questa, cioè la visione senza l'esecuzione è allucinazione, che significa che, no, si rischia davanti a questi temi magari anche un po' futuribili di prendere dei grandissimi abbagli, di fare grande teoria ma poi di non tradurla in benefici, in effettivo valore di utilizzo. Per cui quello che vedete qui alle mie spalle è uno strumento che credo conosciate tutti, il quadrante magico di Gartner, che in maniera molto sintetica, quasi pittorica, colloca, no, rispetto a queste due dimensioni di visione e di esecuzione, non so se si sono ispirati a questa massima di Albert Einstein oppure no, i vari attori, no, di ogni segmento. Ed è interessante vedere come, in effetti, qualunque fosse la nostra visione, legittima o illegittima, terrestre o lunare, ecco, nell'arco degli ultimi 3-4 anni, ecco, vedete qua come è stato un po' classificato, no, questo binomio tra visione ed esecuzione nell'ambito del wireless da parte di questo autorevole, diciamo, analista, che al di là della dimensione di market share poi classifica anche gli aspetti proprio strettamente legati alla visione.